Allora, proseguiamo sempre con InDesign e continuiamo a parlare di come si comporta InDesign con le fotografie, anche perché probabilmente è l'aspetto che a noi interessa di più. E poi perché ci sono ancora un po' di cose da dire. Allora, ho aperto in questo momento un catalogo che ho impaginato di recente, di 196 pagine. In realtà questo documento è inserito all'interno di un libro, quindi non ha ad esempio una copertina, però insomma facciamo finta che sia un libro fatto e finito. Abbiamo tutte le mie pagine. Allora, come vedete, intanto io qui ho la visualizzazione di tutto il mio catalogo, quindi ne parlavo in uno dei primi video che ho cominciato a fare su InDesign. Uno dei vantaggi di utilizzare InDesign è quello che sicuramente avete la visione del vostro libro, che sia un catalogo piuttosto che un fotolibro di matrimonio. Riuscite tramite questa paletta ad avere un po' tutta l'idea, insomma, di come è strutturato il vostro catalogo. Quello però di cui vorrei parlarvi in questo video è appunto la questione collegamenti o non collegamenti. Se noi apriamo adesso di nuovo la palette collegamenti, vedete che in questo catalogo ovviamente ci sono importate tantissime foto. Siccome è un catalogo vecchio, cioè scusate, è un catalogo nuovo fatto con alcune foto recenti, alcune foto prese da vecchi cataloghi, io non sono andata, come invece si doveva fare in passato per non fare confusione, a duplicare anche tutte le mie foto vecchie, quindi non ho in archivio queste foto in quattro versioni, ce l'ho in un'unica versione e l'ho importata da diversi hard disk, per cui in particolar modo una parte di queste immagini sono all'interno del mio server che in questo momento è spento e sono queste immagini qui. Se voi vedete di fianco a queste immagini c'è un punto interrogativo perché lui dice che manca, cioè non trova più il collegamento a queste immagini. Infatti, se io vado a vedere, questa immagine è in dati 4 che è il mio server. È il quarto hard disk del mio server, nella cartella CP, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono altre foto come queste che vedete, non hanno il punto interrogativo, cioè vuol dire che probabilmente sono all'interno dell'hard disk che in questo momento è collegato. Infatti, se mi vado sopra, ci rimango sopra un pochino, oppure vado qua sotto, è in hard disk new, lavoro in corso, CP specchi, luce. Foto luce 01 APSD, e cioè in questo hard disk qui, lavoro in corso, eccetera, eccetera. Quindi in effetti è un hard disk che in questo momento è collegato. Come vedete, abbiamo questa foto, ad esempio, che non è una foto, ma è un PDF, ed è un PDF del fornitore delle luci da cui sono stati presi alcuni pezzi in varie pagine, in particolar modo erano credo dei disegni tecnici, e quindi questo PDF è stato inserito 10 volte all'interno del mio impaginato, a pagina 182, ed è questo disegno, a pagina 184 è un altro disegno che è stato preso da un'altra pagina, eccetera, eccetera. Quindi la palette collegamenti vi fa vedere e vi tiene continuamente sotto controllo tutta la questione della gestione delle vostre immagini. La cosa interessante è che queste foto che in questo momento non sono collegate, ci posso comunque lavorare, nel senso che posso spostarle, rimpicciolirle, non so, prendiamo questa qui, andiamo a vedere dov'è. Allora, è in varie pagine. Allora, vediamo un po'. Allora, intanto, cosa interessante, qua, come vedete, non c'è un numero di pagina, ma c'è D, E, F, G, H, I, L, M. Perché? Perché questa foto in realtà è stata utilizzata per produrre le pagine mastro e le pagine mastro hanno, di cui non abbiamo ancora parlato, ma lo faremo, sono nominate con dei numeri. Cioè, se io vado nella palette pagine, vedete che qua sopra. Qui sotto abbiamo tutte le pagine e qua sopra abbiamo delle mastro che io ho fatto per i vari capitoli. Per cui, e per fare le mastro ci ho messo delle foto segnaposto. Per cui vedete, queste sono le varie mastro, ogni capitolo cambiava titolo, cambia colore, ma la foto questa qui l'ho utilizzata in diversi capitoli. E dopo non è stata lasciata lì.
è stata sostituita. Questa è solo la master che mi serve per creare la grafica e i segnaposti. E quindi il pannello collegamenti in questo caso mi fa vedere che questa foto non è collegata a delle pagine del catalogo, ma è collegata a delle pagine master. Comunque, prendiamone un'altra che forse l'esempio è più calzante, sarà anche questa nelle... Marca, mi ripeta. Ne devo trovare una che è in una pagina. Questa sicuramente in una pagina, pagina 130. Andiamo a vedere, ed è questa foto qua. Questa foto qua, io adesso non ho il collegamento attivo, però posso comunque toglierla, spostarla, rimpicciolirla. Posso fare tutto quello che voglio fare in termini di impaginazione, metterla qui, metterla sotto, ok? Quindi posso andare avanti nella mia impaginazione anche se non sono collegata al mio server. Quello che non posso fare, non essendo collegata al server, è esportare il documento finale che andrà in stampa, sia che sia un PDF sia che sia un JPEG, perché lui me lo esporta comunque, però mi avvisa che non c'è il collegamento e quindi mi utilizza la foto in bassa risoluzione, cioè utilizza per esportare la foto che utilizza come anteprima e quindi di qualità scadente. Un'altra cosa importante è che quando voi impaginate con, mettete una foto all'interno di InDesign, la qualità non è buona, cioè voi non, scusate, ho esagerato nell'ingrandimento, però vedete una visualizzazione in bassa risoluzione, vedete tutta seghettata. Questo serve per InDesign per lavorare molto più velocemente, perché un file così pesante con tante foto, caricare tutte le anteprime in alta diventerebbe matto. Però io posso vedere, perché siccome l'effetto a volte non ti fa capire se poi viene fuori quello che io voglio vedere, c'è la possibilità di fare anche una visualizzazione ad alta risoluzione, che la ottenete facendo visualizza anteprima sovrastampa. In questo modo lui ci mette un po', costruisce, vedete, eccolo qua, mi ha visualizzato la foto in alta risoluzione. Quindi è possibile farlo, però se io lascio questo tipo di visualizzazione, vedete anche questa foto, prima si vedeva così, ok? Quindi lo vedete anche dalle righe diagonali in particolar modo, questa visualizzazione però mi rallenta, quindi se io la mantengo sempre, man mano che vado avanti, comunque meno di Photoshop, però man mano che vado avanti, che faccio delle cose, il computer ci mette più tempo perché deve ricalcolare tutte le anteprime in alta. Il mio consiglio è tenere la visualizzazione sovrastampa disattivata, impaginare e poi magari per vedere l'effetto finale mettere anteprima sovrastampa. Anteprima sovrastampa può essere utile anche per vedere se la foto che stiamo inserendo magari non è troppo in bassa risoluzione, cioè come viene fuori, perché delle volte appare molto molto sgranata, poi vado in anteprima sovrastampa e mi rendo conto che la qualità è accettabile, oppure al contrario, che è troppo bassa. Nel prossimo video vediamo un'altra funzione, che è quella di importare tante foto in contemporanea, allinearle e cominciare insomma andare a creare il nostro impaginato. Quindi vi aspetto al prossimo video. Grazie.